siamo totalmente alternativi ai video che sono stati messi sui social e ripresi dalla stampa nazionale, non solo nazionale, in queste ore. Non mi sembrano per nulla casi isolati, mi sembra una fotografia significativa di quello che è accaduto alle primarie, molto simile questa fotografia a ciò che accadde 5 anni fa, quindi evidentemente una parte significativa di quel ceto politico è rimasto intatto, e quindi la stessa Valente, che è la nostra valente avversaria politica alla prossima campagna elettorale, è il prodotto anche di quello. Non so dire soprattutto anche, ma dire che è un fatto isolato, come si affannano a dire i vertici del Partito Nazionale, il cui segretario è anche Presidente del Consiglio, e che quindi dicono che sostanzialmente non è successo nulla a Napoli alle primarie, identifica evidentemente la condotta di quello che è accaduto alle primarie con quello che è sostanzialmente un pensiero complessivo del partito a livello nazionale. Ecco perché a Napoli si gioca una partita politica importante, che a Napoli non governa quella immagine. A Napoli da 5 anni governa una politica dalle mani pulite, che con coraggio ed autonomia sta facendo rinascere, con l'aiuto fondamentale di tantissimi napoletani, la città di Napoli, e la sta riscattando anche dal punto di vista politico. Quindi quella non è un indanno all'immagine della città, quello è sostanzialmente una parte di ceto politico che noi abbiamo sconfitto, che vorrebbe riprovare a governare, e che non sarà Luigi De Magistris a sconfiggere, ma saranno i napoletani a sconfiggere nella prossima elezione comunale, perché quelle immagini sono un'indecenza, sono uno squallore. A me non interessa affannarmi come fanno altri, da Cantone ad altri, se è reato o non è reato. È un'immagine squallida, vergognosa e indecente. Poi, chiaramente, io sono stato anche figurato, è un pessimo magistrato da questo punto di vista, non posso parlare perché sono un pregiudicato disciplinare, però, perché ho fatto evidentemente il magistrato in un certo modo, a me quei video, sono ricordati un po' quei video che mi davano la polizia e i carabinieri quando facevano le attività di video sulle piazze di spaccio, ovviamente con la debita differenza tra una piazza di spaccio e un luogo dove si dovrebbe andare a votare in maniera democratica, ma le immagini, i sotterfugi, gli occhiolini, insomma, veramente io non so come si faccia a ridimensionare. Prendo atto che i vertici del Partito Nazionale, del PD, dicono che non è successo nulla o quasi nulla a Napoli.